È il 9 novembre del 2005. Quando la navicella Venus Express decolla dal Kazakistan a bordo del razzo russo Soyuz. La sua missione è percorrere 400 km per arrivare su Venere e capire la sua differente evoluzione rispetto alla Terra. Per secoli la superficie di Venere è rimasta un mistero avvolto in una fitta coltre di nubi. Data la sua vicinanza al Sole, gli scienziati la immaginavano calda e umida, persino simile a un paradiso tropicale. La culla perfetta per la vita. Negli anni 50 e 60 si pensava che le temperature fossero simili a quelle terrestri, come quelle di Miami, in Florida. Ma cosa accade in realtà oltre le nubi? Negli anni 60 e 70, mentre la NASA esplora Marte, l'Unione Sovietica lancia una sonda su Venere. Il suo nome in codice è Venera e invia le prime immagini della superficie del pianeta. Non un paradiso tropicale, ma un deserto inaccessibile, pieno di polvere e privo di acqua. C'è una somiglianza con la Terra per forma e dimensione. Probabilmente si sono originate dalla stessa nube gassosa oltre 4 miliardi di anni fa. Ma a differenza della Terra, la sua superficie è ricoperta all'85% da vulcani spenti e lava solidificata. Le nubi sono di acido solforico. La pressione atmosferica, 90 volte superiore rispetto a quella terrestre, potrebbe schiacciare una macchina. Ma ciò che più sorprende è la temperatura. L'anidride carbonica, di cui l'atmosfera è satura, si comporta come sulla Terra. È trasparente alla luce, ma cattura il calore, proprio come uno specchio in una serra. Sulla Terra, i livelli crescenti di anidride carbonica innalzano le temperature di qualche grado. Ma su Venere, l'effetto serra porta la temperatura alle stelle, a livelli tali da far fondere persino il piombo. Abbiamo rilevato 480 gradi Celsius. Con una superficie così rovente e con rocce avvolte nell'oscurità, Venere avrebbe un effetto straniante per un terrestre. La sua coltre permanente di nubi fa perdere l'orientamento. Niente sole, né stelle, né ombre. Solo una luce diffusa e un inquietante color rosso. Immaginate il colore intenso di un tramonto terrestre che si diffonde in tutte le direzioni. È esattamente questa la percezione che si ha su Venere. Per scoprire le ragioni della differenziazione di questi due pianeti gemelli, la Venus Express è dotata di strumentazioni all'avanguardia che possono svelare ogni segreto. Ma la prima sfida per la navicella è raggiungere Venere. Cinque mesi e 400 milioni di chilometri dopo, la navicella vicina all'obiettivo affronta il rischio maggiore. Entrare in orbita richiede una velocità e un tempismo perfetti. Nello spazio non si è mai al sicuro, qualcosa può andare storto. E si deve essere pronti a tutto. Se eccede nella velocità, la Venus Express sarà risucchiata dallo spazio infinito. In caso contrario, si verificherebbe una collisione dovuta all'attrazione gravitazionale.
Ci si avvicina sempre di più all'obiettivo. Il giorno dell'arrivo c'è un momento più delicato degli altri. Un'ora o un'ora e mezzo al massimo in cui si devono eseguire le manovre giuste, o altrimenti tutto è perduto. Per entrare in orbita, la Venus Express deve ridurre la velocità di 4.828 km orari. L'11 aprile del 2006. Il motore inizia a rallentare. Per 10 minuti la navicella scompare dietro il pianeta. Non può permettersi di fallire. Deve entrare in orbita. Non c'è una seconda possibilità. Quattro anni di lavoro dipendono dalla giusta velocità di frenata. La manovra più critica non può essere vista né sentita dalla Terra e l'agitazione è tantissima. Per 10 minuti tengono tutti il fiato sospeso. Alle 9.57 del mattino, la sonda invia un segnale sulla Terra. Sì! 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 Questo pioniere dello spazio circoscrive la sua orbita, dando il via a una ricerca multimilionaria per svelare i misteri di Venere. Ma prima di ogni altra cosa, deve avvicinarsi. Nella sua rotta ellittica intorno al pianeta, la sonda perde quota, passando da 65.000 km ad appena 250. Ora può iniziare ad operare. La strumentazione di bordo è nettamente superiore a quella della missione precedente del 1990. Prima, per le sonde, era impossibile analizzare la superficie di Venere senza atterrare. Ma schiacciate dalla pressione, fuse dal calore e corrose dall'acido, avevano vita breve. Oggi gli scienziati hanno trovato il modo di osservare senza atterrare e quindi di preservare le navicelle. La Venus Express osserva il pianeta con l'utilizzo di raggi infrarossi, non visibili all'uomo. Questi raggi possono penetrare nelle aree in cui le nubi sono meno dense e quindi scrutare l'atmosfera sottostante. Per la prima volta, la scienza è in grado di fornire immagini tridimensionali di Venere. A occhio nudo si riesce a vedere solo l'1% dell'atmosfera venusiana. Gli strati superiori sono infatti ricoperti da foschia e i raggi infrarossi consentono di osservare l'atmosfera sottostante fino alla superficie. Da 250 km di altezza, i ricercatori sfrutteranno gli infrarossi per tracciare una mappa dettagliata della superficie di Venere, che fornirà indicazioni sulle differenze con la Terra. La speranza è di comprenderne anche le ragioni. Il nostro pianeta gemello riesce ancora a sorprenderci dopo decenni di esplorazioni. E riserva, sin da subito, una scoperta sbalorditiva. Una navicella è in orbita intorno a Venere per sciogliere un enigma. Venere potrebbe essere identica alla Terra. Ma miliardi di anni fa, prende una strada diversa fino a diventare l'infuocata massa rocciosa attuale. Mentre studia lo strato esterno dell'atmosfera, la Venus Express individua il primo elemento di rottura. Alcune particelle sprigionate nello spazio. In prevalenza elio, idrogeno e ossigeno.
Idrogeno e ossigeno formano l'acqua. Per anni la scienza si è chiesta se vi fosse acqua nell'atmosfera venusiana. Da sempre, alcuni sono convinti di sì, vista la presenza di acqua nella Terra delle origini. Forse c'era un oceano che si estendeva sul 90% del pianeta. Ma oggi la Venus Express rileva solo una piccola quantità di vapore acqueo nell'atmosfera, condensando il vapore dell'intero pianeta. Si otterrebbero solo 16 centimetri cubici di acqua. Cos'è successo allora al presunto oceano di Venere? Per lo più gli scienziati credono che sia evaporato. Ma grazie alla Venus Express ha preso piede una nuova teoria che individua ancora nel Sole il principale responsabile, ma non per semplice evaporazione. Il Sole, oltre a consentire la vita, emana anche un flusso costante di particelle letali a una velocità di 2.897.000 km orari. È il cosiddetto vento solare, in grado di devastare interi pianeti. La Terra è protetta dal campo magnetico che la circonda, generato dalla rotazione stessa del pianeta. Ma Venere è sprovvista di campo magnetico in quanto, secondo gli scienziati, non ruota abbastanza velocemente. La rotazione è così lenta che un giorno venusiano corrisponde a 4 mesi sulla Terra. Il nostro pianeta impiega 24 ore a ruotare, Venere 243 giorni. Senza il campo magnetico, Venere risulta, senza ombra di dubbio, più vulnerabile agli effetti devastanti del vento solare e dell'energia sulla sua atmosfera. L'ipotesi più accreditata per spiegare la perdita di umidità sul pianeta è quella della combinazione tra il vento solare e l'evaporazione. Venere è più vicina al Sole, quindi più calda. I suoi mari primitivi sono evaporati nell'atmosfera. Ma il vapore acqueo sarebbe rimasto nelle nubi se non fosse intervenuta l'azione del vento solare. È possibile, basandosi sulle leggi della chimica, ricostruire gli eventi. Prima di tutto, l'energia solare scinde le molecole di idrogeno da quelle di ossigeno. Poi interviene il vento solare che opera un'ulteriore scissione delle molecole dalle nubi. Nel corso di miliardi di anni, l'acqua si disperde nello spazio. L'ossigeno e l'idrogeno individuati nell'atmosfera non sono che le ultime gocce di quegli antichi oceani. Questo processo trasforma Venere da pianeta caldo e umido a roccia infuocata. Anche l'atmosfera cambia, passando da vapore acqueo ad anidride carbonica. Gli antichi vulcani rilasciano miliardi di tonnellate di CO2, scatenando una reazione a catena. Un effetto serra devastante, con un conseguente riscaldamento globale di dimensioni spropositate. Oggi il gemello della Terra è il pianeta più caldo del Sistema Solare, superando persino Mercurio, il più vicino al Sole. Venere è l'esempio lampante di catastrofe climatica. Un abisso infernale dovuto a un riscaldamento globale devastante. Se la Terra fosse più vicina al Sole, ora sarebbe nelle stesse condizioni. La vita sulla Terra è uno splendido miracolo. Ma alla fine condividiamo un identico destino.
A lungo si è ritenuto che un tempo Venere fosse uguale alla Terra. La Venus Express ha dimostrato la sua trasformazione in un deserto brullo. Ma le nubi hanno ancora molto da svelarci. In superficie, le nubi appaiono calme. Ma quando la navicella attiva lo spettrometro a infrarossi, è chiaro il cambio di prospettiva. Il pianeta è scosso da violente perturbazioni. Ai poli, cicloni mostruosi si scatenano nell'atmosfera. Il peggior clima sulla Terra è un venticello se paragonato a tutto ciò. Osservando questo misterioso pianeta, gli scienziati fanno una scoperta clamorosa. Mentre la rotazione venusiana è estremamente lenta, i suoi venti atmosferici viaggiano a una velocità almeno 60 volte superiore. La sonda rileva infatti che sono in grado di compiere il giro completo del pianeta in appena 4 giorni. Gli scienziati la definiscono superrotazione. Se avvenisse lo stesso sulla Terra, i venti alla velocità di 80.470 km orari si diffonderebbero su tutto il pianeta in soli 30 minuti. Sulla Terra, la velocità dei venti coincide pressappoco con quella di rotazione. Ma allora perché su Venere il fenomeno è così diverso? La spiegazione risiede nelle nubi. Su Venere lo strato di nubi è spesso fino a 19 km, per cui solo una piccola quantità di energia solare raggiunge la superficie. Una gran parte di questa energia solare viene trattenuta a 65 km dalla superficie e fa girare le nubi a folle velocità. Poiché Venere è più vicina al Sole rispetto a noi, a una maggiore quantità di radiazione solare corrisponde una velocità dei venti più elevata. Venti con una velocità pari a 320 km orari sono rari sulla Terra, ma comuni su Venere. Ora gli scienziati sanno che il Sole potenzia i venti, ma ancora non ne conoscono la modalità e la quantità di energia solare necessaria a produrre la superrotazione. Raccogliere dati per ricostruire un modello dell'atmosfera venusiana è al di sopra delle capacità della Venus Express. Per comprendere meglio la superrotazione, Kevin Baines del laboratorio Jet Propulsion della NASA propone una missione per il futuro. Spera di tentare l'impossibile, trasportando su Venere un pallone dotato di strumentazione di bordo, per poi gonfiarlo e lasciarlo nell'atmosfera. L'intenzione è di circumnavigare Venere per più volte in un mese, da un'altitudine di circa 48 km. Durante la circumnavigazione, la strumentazione verrà monitorata da Terra per consentire l'analisi chimica delle nubi venusiane e la misurazione della variabilità dei venti. Vedete, è un pallone di medie dimensioni, fabbricato con materiali speciali per resistere all'ambiente venusiano. Ma faremo in modo che la temperatura di bordo e la pressione siano ben regolate. L'unica preoccupazione è l'acido solforico, ma sappiamo trattarlo. I dati raccolti dal pallone aiuteranno gli scienziati a comprendere i complessi fenomeni atmosferici legati alla superrotazione. La Venus Express deve risolvere un altro enigma, rivelatosi in una missione precedente. Un vortice polare nord, simile a quelli che sulla Terra chiamiamo uragani. Sul nostro pianeta si formano quando l'aria calda degli oceani riscaldati dal sole sale a formare le nubi.
Allo sprigionarsi dell'energia, le nubi iniziano a volteggiare dando luogo all'uragano. Ma se su Venere non ci sono oceani caldi, cos'è che scatena un uragano? La sonda si dirige verso l'emisfero sud per dare un'occhiata. E rileva un dato sconvolgente. Un ampio vortice, largo 1931 km e profondo 21. Quattro volte più vasto di un uragano terrestre. E non uno, ma ben due occhi. Gli scienziati credono che la causa non risieda solo nella velocità dei venti, ma nel movimento stesso del pianeta. Si solleva un'incredibile quantità d'aria dall'equatore, che poi deve necessariamente trovare un canale di sfogo. Questo è che causa il vortice. Wilson crede che l'aria dall'equatore fluisca verso i poli, per poi essere risucchiata, dando così luogo all'uragano. Ma l'aria non si muove lungo una linea retta, perché la rotazione del pianeta devia il suo corso. Quindi, a suo dire, è questo processo, detto forza di Coriolis, ad originare i vortici. Per spiegare la forza di Coriolis, immaginiamo che questo tavolo sia un pianeta e questa pallina una particella di aria atmosferica. Se la lascio scorrere sul tavolo, sembrerà seguire una linea retta. Questo perché l'osservatore è fermo, non ruota, così come non ruota il tavolo. Ma se iniziamo a ruotare il tavolo, o se l'osservatore si muove intorno, noi vedremo che la pallina seguirà una traiettoria inclinata verso destra. Lo stesso accade all'aria. Se su Venere l'aria è riscaldata all'equatore e si dirige verso i poli, si inclinerà a destra se si trova nell'emisfero sud, mentre si inclinerà a sinistra se si trova nell'emisfero nord. Mentre i venti si dirigono ai poli, la forza di Coriolis li fa ruotare, generando i vortici. La teoria di Wilson sembra logica, tant'è che i vortici si scatenano anche ai poli terrestri. Ma mentre sulla Terra sono relativamente stabili, il mostro a due occhi di Venere è un turbine mutante. Per capire cosa lo renda così caotico, dobbiamo ricostruirlo. Wilson usa l'acqua per simulare l'atmosfera venusiana. Immaginiamo che questa vasca rotante sia l'atmosfera. Questa piccola struttura circolare gira a una velocità più elevata rispetto al resto dell'atmosfera. Quindi osserviamo che si crea una sorta di instabilità. Ed è pressappoco questo quello che si genera ai poli venusiani. Quando Wilson inietta un colorante, la simulazione rivela la forma cangiante del vortice. E tutto ciò è influenzato dal movimento del pianeta, per cui il vortice, anziché risultare stabile, cambia continuamente, generando strutture a due o tre occhi. È un posto davvero turbolento, ma al contempo molto affascinante. Questi venti caotici dimostrano la potenza dell'atmosfera venusiana. Ma i vortici non sono il solo fenomeno bizzarro. Il 9 giugno del 2006, la Venus Express ne osserva uno inquietante. La sonda capta un'interferenza sonora, una sorta di fischio intermittente. Una tempesta elettromagnetica breve e di bassa frequenza. Questa è la registrazione originale. Irrilevante per i più, ma una vera e propria rivelazione per gli scienziati. La prova di un fulmine.
Il professor Christopher Russell crede da tempo che vi siano fulmini su Venere. La scoperta ora pone un interrogativo. Sulla Terra è l'acqua a generare i temporali. L'aria calda e umida a contatto con l'aria fredda fa in modo che i cristalli di ghiaccio sfreghino fra loro, creando cariche positive e negative. L'accumulo di energia scarica con un fulmine. Nell'atmosfera di Venere c'è poca acqua. Molta è stata prosciugata dal vento solare. Quindi cos'è che produce i fulmini? Grazie ai dati raccolti dalla sonda, ha preso piede una teoria controversa. Secondo Russell, il responsabile dei fulmini su Venere è l'acido solforico contenuto nelle nubi. Sulla Terra, le nubi di acido solforico si formano quando il diossido di zolfo emanato dai vulcani entra in contatto col vapore acqueo. Stessa cosa su Venere. Vent'anni fa, il progetto Magellano, prima navicella su Venere, dimostra la presenza di attività vulcanica in passato. Nel tempo, i vulcani sprigionano miliardi di tonnellate di diossido di zolfo. Una parte rimane sotto forma gassosa. Il resto si mescola con il vapore, formando nubi acide. I venti potenziano le nubi acide, creando le condizioni ideali per il fulmine. Siamo convinti che i venti, in combinazione con le nubi acide solforiche, possono fare in modo che si creino le condizioni per la separazione delle cariche elettriche. L'acido solforico agisce su Venere come l'acqua sulla Terra. Le gocce acide, sfregando, creano cariche positive e negative. Andare a caccia di fulmini e avere la prova concreta della loro esistenza è per me una vittoria personale. La scoperta dei fulmini è elettrizzante. Il fulmine è un componente essenziale della vita. E un'altra sorpresa è alle porte. Questo pianeta infernale potrebbe non essere morto. Un tempo i vulcani ne emanavano grandi quantità, ma oggi il livello di zolfo è fluttuante. Poiché i vulcani scaricano zolfo solo al momento dell'eruzione, le fluttuazioni significano una sola cosa. I vulcani su Venere sono ancora attivi. Solo raramente si sono individuati vulcani attivi in altri pianeti. Nel 2007, la sonda New Horizons osserva un'eruzione su Io, uno dei satelliti di Giove. Trovare un vulcano attivo nel Sistema Solare è una scoperta sensazionale. Dimostra che Venere è ancora oggi un pianeta vivo. La Venus Express va più a fondo. Sfrutta i raggi infrarossi per scrutare al di là delle nubi. Osserva montagne, vallate, pianure, crateri da impatto e larghe rocce a forma di pancake, completamente composte di lava. L'85% della superficie di Venere è ricoperto di lava e questo fa riflettere la scienza.
Per capire il fenomeno, gli scienziati rivolgono lo sguardo al suo pianeta gemello. La crosta terrestre è composta da placche tettoniche che scivolano su un mantello liquido. L'attività vulcanica si produce quando queste placche si muovono nella stessa direzione o si separano, sprigionando calore dal centro della Terra. Non esistono prove dell'esistenza di placche su Venere. La sua crosta è solida. Senza le zolle a raffreddare Venere, non c'è nulla che trattenga il calore proveniente dal centro. Praticamente è lo stesso pianeta ad eruttare, sprigionando molta lava che, solidificata, ricopre la superficie del pianeta. Tentiamo di spiegare questo fenomeno empiricamente, usando del pudding in una ciotola calda. Il calore del piatto rappresenta il calore radioattivo del nucleo di Venere. Ecco, vediamo come il calore scalda la superficie, creando una crosta solida che trattiene il calore al suo interno, evitando che questo fuoriesca. Praticando una serie di piccole incisioni sulla superficie, osserviamo come la roccia fusa sotto la crosta inizia a fumare, fino ad eruttare per poi arrivare in superficie. È assai probabile quindi che lungo queste fessure possano verificarsi numerose piccole eruzioni vulcaniche. Il processo di ricopertura ha trasformato Venere. Ma le eruzioni giustificano la somiglianza originaria tra Venere e il nostro pianeta? L'analisi della superficie di Venere non è un compito semplice. Quando la roccia si surriscalda, cambiano le sue caratteristiche spettrali, quindi il suo aspetto. A causa del calore, le rocce di Venere appaiono diverse da quelle terrestri. Si è reso quindi necessario riprodurre le condizioni in laboratorio per procedere a uno studio comparato. In laboratorio non facciamo altro che surriscaldare le rocce e effettuare un'analisi comparativa tra gli spettri terrestri e quelli rinvenuti su Venere. Ad esempio, questa è ematite, un comunissimo minerale del ferro di colore rosso, che è il minerale che fa sì che Marte abbia questa colorazione. Tuttavia, se esposto alle temperature venusiane, non appare più rosso, ma presenta una tonalità simile al grigio. Analizzare tutti i campioni di rocce richiederà molto tempo per gli scienziati. Per ora sappiamo che la maggior parte del pianeta è ricoperta di roccia vulcanica solidificata. Secondo gli scienziati, il processo risale a 500 milioni di anni fa e si prolunga per decine di milioni di anni. La serie catastrofica di eruzioni rilascia migliaia di tonnellate di acido solforico e anidride carbonica, che sostituiscono l'acqua spazzata via dal vento solare. Eppure gli studi rivelano che non tutta la superficie venusiana è ricoperta di lava. Ci sono rilievi rocciosi antecedenti alla lava, e questo ci fornisce indizi sul passato. Kevin Baines scopre che queste rocce non si sono formate sulla Terra arida. Su Venere, la stragrande maggioranza delle rocce è basaltica e di origine vulcanica. Ma sui rilievi sono state rinvenute anche tracce di rocce che si sono originate nell'acqua miliardi di anni fa, probabilmente in seguito a processi biologici avvenuti negli oceani. Le rocce testimoniano l'antica presenza degli oceani su Venere. Sorge allora una domanda. Sulla Terra, la vita si è formata negli oceani. Ma l'altro ingrediente essenziale è l'azione dei fulmini. Il
cielo di Venere è illuminato dai lampi. Pertanto, acqua e fulmini hanno forse un tempo generato la vita sul pianeta? La scienza è certa dell'originaria similitudine tra Venere e la Terra e della presenza su Venere degli ingredienti della vita: acqua e fulmini. Il fulmine è essenziale per la formazione di alcune specie. Ad esempio, la combinazione tra azoto e ossigeno origina l'ossido di azoto, essenziale per la vita e per la produzione di sostanze chimiche non altrimenti possibili in natura. È allora probabile che su Venere vi fossero forme di vita e non è escluso che ve ne siano tuttora. La Venus Express fornisce qualche indizio. A 250 km dalla superficie, una sua telecamera è dotata di ultravioletti che, a differenza degli infrarossi, hanno una lunghezza d'onda più breve, che permette agli scienziati di esplorare le aree superficiali dell'atmosfera attraverso la coltre di nubi. Le immagini rivelano che una buona parte degli ultravioletti viene assorbita. Questo dimostra che la luce del Sole non è catturata solo dall'acido solforico. L'equipe di ricerca le definisce macchie di assorbimento. Queste macchie riescono ad assorbire circa la metà della radiazione solare che arriva sul pianeta. Si trovano tra le nubi venusiane e non escludono la presenza di forme di vita. Specie di microbi che vivono tra venti di uragano e nubi di acido solforico usando i raggi UV per compiere una singolare fotosintesi. Ma chi riuscirebbe a sopravvivere in queste condizioni? La biologa Lynn Rothschild studia organismi che vivono in condizioni estreme. Ha scoperto dei microbi chiamati estremofili, che proliferano in ambienti proibitivi sulla Terra, come il Parco Nazionale di Yellowstone, che con l'elevata presenza di sorgenti calde ci dà un'idea della possibile vita su Venere. Quello che vedete alle mie spalle è il punto di partenza per la comprensione di organismi capaci di vivere in condizioni di acidità estrema. Come ad esempio, prima si riteneva che il succo di limone fosse proibitivo anche per microorganismi semplici. I geyser, potenziati dai vulcani, riproducono le condizioni venusiane, calde e acide. Qui il pH è intorno a 3 e ci sono ben 40 gradi centigradi. Praticamente l'acqua è bollente, almeno per me. Qui potete notare una coltura di un particolare tipo di alga rossa. Sembra verde perché non ha pigmento rosso. Gli estremofili possono vivere nell'acido, ma soprattutto in temperature di ebollizione. Si sono evoluti per sopravvivere in condizioni che risulterebbero letali per altre forme di vita. È pazzesco, ma questi organismi, le alghe Cynadium, vivono a pH bassissimi e a temperature roventi. Praticano la fotosintesi e sopravvivono anche nell'anidrite carbonica pura a livelli superiori rispetto a quelli riscontrati su Venere. Quindi la vita si può manifestare anche in ambienti caldi, acidi e ricchi di CO2, come Venere. Lynn Rothschild ha trovato anche organismi in grado di proteggersi dai raggi UV. In pratica ha dimostrato che sulla Terra esistono forme di vita ovunque.
c'è vita nel sale solido, nell'acqua bollente del parco di Yellowstone, nonostante i pH siano vicini allo zero, nel ghiaccio, come dimostrato nell'Antartico e nell'Artico. C'è vita a temperature pari a 113 gradi o persino 121 gradi centigradi, nonostante l'acqua vada in ebollizione a 100 gradi. Se c'è vita a Yellowstone, perché non su Venere? Gli scienziati credono che la superficie sia proibitiva. Con temperature che sfiorano i 900 gradi e pressioni elevatissime. Ma questo non vale per le nubi, dove la temperatura raggiunge solo i 176 gradi, quindi poco più alta di quella in cui sulla Terra proliferano i microbi. È possibile che su Venere la vita si sia formata negli antichi oceani? Forse anche i microbi si sono dissolti insieme all'acqua. E potrebbero sopravvivere qui, tra queste nubi acide. Ma senza acqua, vi può essere vita? Le nubi venusiane presentano vapore acqueo. E sappiamo di organismi terrestri, come ad esempio i licheni, che usano il vapore come fonte idrica. Tutto questo ci fa essere fiduciosi su una possibile forma di vita tra quelle nubi. Per testare la possibilità di vita nelle nubi acide, Rothschild raccoglie campioni di aria in un geyser, che riproducono le condizioni venusiane. Questo campione verde potrebbe indicare la presenza di qualcosa. I microbi capaci di vivere nel vapore caldo e acido ci fanno ben sperare sulla possibile vita tra le nubi di Venere. Lynn allora lancia nell'atmosfera un'intera gamma di microbi per proseguire con l'esperimento. Cercate di mantenere dritto il pallone. In quota a oltre 30 chilometri, la temperatura e la pressione potrebbero rivelarsi fatali per molte forme di vita. Così è ok. Lascio scorrere. Invece, molti esemplari sopravvivono. Sono stati osservati anche organismi in grado di riprodursi nell'atmosfera. La ricerca dimostra che la vita in queste condizioni è possibile. Forse vi sono microbi in grado di sopravvivere tra le macchie scure nelle nubi di Venere. La Venus Express ha percorso 140 milioni di chilometri intorno al pianeta e ha raccolto dati per 100 settimane, dimostrando che un tempo Venere era simile alla Terra. Un clima vivibile, vasti oceani e forse persino la vita. Ma a causa della vicinanza al Sole, Venere è destinata a soccombere. Mentre la Terra fiorisce, Venere brucia. Eppure potrebbe ancora essere abitata. Forse lì, tra le sue nubi. Dovremmo forse attendere anni prima che il mistero si sciolga. Ma un giorno, una nuova missione su Venere potrebbe trovare il sacro Graal dello spazio. La vita al di fuori della Terra.